tutti, ben ritrovati in questo secondo video che ci parla appunto dei verbi con preposizione. Abbiamo visto nella mia lezione precedente che abbiamo iniziato a che cosa sono anzitutto i verbi con preposizione, cioè sono quei verbi che richiedono una determinata preposizione, la quale a sua volta richiede un determinato caso. Noi non possiamo fare molto di più se non impararli a memoria, però possiamo anche in alcuni casi andare a ricordarci quali sono le preposizioni che reggono un caso anziché l'altro, lezione 4 del mio corso, e quindi chiaramente questo ci faciliterà probabilmente sicuramente nello scegliere poi il caso corretto. Laddove la preposizione non richieda un caso ben definito, dovremo veramente impararli a memoria. Oggi andiamo a vedere qualche verbo con preposizione molto 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 comune, in modo particolare per relazionarsi, per la corrispondenza, ok, email, corrispondenza anche di tipo lavorativo, anche di tipo formale. Andiamo a vedere un pochino questi verbi. Allora, partiamo da un verbo estremamente semplice, che è il verbo antworten, ok? Il verbo rispondere, antwort, che tutti sappiamo essere la risposta. Allora, rispondere, vedete che prima c'è questo jemandem, scritto jmdm, ok? Jemand significa qualcuno, la m finale sta a significare jemandem, che si tratta di un dativo, ecco perché io ho messo la d sopra. Quindi rispondere a qualcuno, esattamente come in italiano col complemento di termine, auf più l'accusativo della cosa invece che rispondo, ok? O della cosa a cui rispondo, a seconda della frase, d'accordo? Quindi, antworten, dativo della persona a cui rispondo, auf più l'accusativo della cosa che effettivamente viene risposta o a cui viene risposto. Allora, proviamo a vedere un esempio. Der Lehrer antwortet, quindi l'insegnante risponde al suo studente, al suo Schüler, ok? Circa, insomma, risponde alla sua domanda, alla domanda risponde allo studente, sarebbe letteralmente circa la sua domanda, quel suo si riferisce allo studente. Vedete che in italiano tutto quel suo incomincia a creare confusione, questa confusione in tedesco non si creerà evidentemente, perché da una parte abbiamo il dativo, dall'altra parte abbiamo un auf con il nostro accusativo. Allora, die Lehrer antwortet, allora risponde al suo studente. Il nostro Lehrer è un uomo, è un maschile, quindi sarà un aggettivo possessivo riferito a uomo. Ho segnato sopra il 3 perché il numero 3 è la lezione del mio corso che tratta degli aggettivi possessivi, quindi potete ricordarvi che sein è riferito a un maschile e sarebbe invece ihr se fosse riferito a un femminile, a una Lehrerin. Quindi sein non c'è dubbio che sia corretto, ma poi quale sarà la mia desinenza? La mia desinenza sarà, abbiamo detto che era sempre il dativo della persona a cui chiedevo, quindi nel mio caso è il dativo del mio Schüler, il mio Schüler è evidentemente maschile, anche lui, dativo maschile, seinem. E come ricordato nella lezione 3, i nostri aggettivi possessivi seguono sempre la declinazione dell'articolo indeterminativo, quindi dell'articolo ein sostanzialmente, che troviamo invece nella lezione 2. Poi risponde, questo studente risponde alla sua domanda, risponde alla domanda di questo studente. Allora, in questo caso, auf, ok, risponde alla domanda. Auf con l'accusativo sarà auf die Frage, perché chiaramente Frage è femminile, ok? Accusativo femminile di lezione 1, chiaramente che ci parla appunto della declinazione dell'articolo determinativo. Però potrebbe anche essere che risponde a lui, a questo studente, e la domanda appartiene allo studente, ok? Quindi gli risponde circa la sua domanda, sua dello studente. E allora in questo caso non sarà più auf die Frage, ma sarà piuttosto auf seine Frage. Ok? In cui sein è riferito a Schüler. Però sarà sempre comunque la desinenza in e, perché in ogni caso sarà sempre un accusativo, sempre femminile, perché Frage resta sempre femminile, quindi anche se segue la declinazione dell'articolo indeterminativo, essendo un aggettivo possessivo e non quella dell'articolo determinativo, in ogni caso finisce sempre in e. Ok? Bene, tutto molto chiaro. Allora, andiamo avanti e vediamo adesso una serie di espressioni, diciamo, di cortesia. Ad esempio, troviamo di nuovo questo jemandem, quindi sempre il dativo della persona a cui mi riferisco. Gratulieren, gratulieren vuol dire congratularsi, vuol dire anche fare gli auguri, ok? Fare le congratulazioni o fare gli auguri. Noi diciamo per qualcosa, attenzione che loro non dicono für, ma dicono zu,
zu chiaramente più dativo perché lo zu vuole sempre e comunque il dativo, quindi gratulieren, ok? Gratulieren con il dativo della persona con cui mi congratulo o a cui faccio gli auguri, eventualmente zu è il dativo del motivo per cui mi congratulo. Ok? Quindi vediamo l'esempio. Ich gratuliere, ok? Il Freund, ok? Il mio amico, quindi faccio le congratulazioni al mio amico, che sarà un jemandem con la M, quindi un dativo, e quindi il dativo di Freund sarà ich gratuliere meinem, giusto? Meinem Freund, ok? Se fosse un articolo determinativo sarebbe dem, in ogni caso sempre con la M, che è desinenza caratterizzante del dativo maschile. Ho fatto poi un esempio col Geburtstag, con il compleanno, perché è un po' un modo di dire. E si trova molto frequentemente zu col dativo di Geburtstag, che è maschile, come tutti i sostantivi che finiscono in tag, giorno, che è maschile, quindi sarebbe zu dem Geburtstag, pertanto zum Geburtstag. E questo gratulieren zum Geburtstag è in realtà un modo di dire che troviamo frequentemente abbastanza formale, perché poi ci sono forme naturalmente più informali, più colloquiali, tipo alles Gute, ma di nuovo zum Geburtstag, ok? Herzliche Glückwünsche, sempre zum Geburtstag. Anche quando abbiamo parlato delle varie preposizioni di tempo, abbiamo detto che con le festività si usa sempre zu, ok? In ogni caso, verbo gratulieren, dativo della persona con cui mi congratulo, e zu più il dativo del motivo, della ragione, dell'occasione, della circostanza per cui mi congratulo. Poi questi tre verbi li ho in realtà contrassegnati da un asterisco che rimanda a un numero che è il 33. Il 33 è il numero della lezione che trovate sopra di me, che tratta la lettera o email commerciale, perché sono in realtà espressioni che avevamo già visto in quelle circostanze lì, solo che le avevamo viste nel contesto della lettera commerciale e quindi prese, diciamo, in maniera così compatta, monolitica, mentre adesso andiamo a capire perché si costruiscono in quel modo. Allora, la prima è ringraziare. Ok? Ringraziare qualcuno per qualcosa. Ecco, in questo caso non ci va più il dativo della persona a cui mi riferisco, o l'accusativo, come sarebbe simile all'italiano. Io ringrazio te, ringrazio qualcuno, accusativo, perché è un complemento oggetto. No, in tedesco sich bedanken, che tra l'altro è un riflessivo, quindi io mi ringrazio, ok? Bei col dativo della persona a cui mi riferisco, ok? Für più l'accusativo del motivo per cui ringrazio. Ok? Quindi allora, sich bedanken, riflessivo, ok? Ringraziare, che sarebbe ringraziarsi, considerando che è riflessivo, bei più il dativo della persona, für più l'accusativo della cosa o del motivo. Ich bedanke mich, ok? Io ringrazio, bei molto frequentemente ringrazio voi in forma di cortesia, bei regge sempre comunque il dativo, quindi questo comunque non ci crea particolare sconforto. Bei Ihnen. Ok? E di nuovo troviamo un pronome personale, lezione 3, come vedete, in questo caso appunto al dativo, pronome personale di terza persona plurale, perché è una forma di cortesia, quindi Ihnen, quindi ich bedanke mich bei Ihnen, per la pazienza oppure per la vostra pazienza, forma di cortesia. Quando noi chiediamo qualcosa, facciamo un ordine, chiediamo varie informazioni, magari abbiamo procrastinato qualcosa, vi ringrazio per la vostra pazienza, ok? O anche per la vostra attenzione, sono quelle forme standard, no? Geduld è la pazienza ed è femminile, quindi potrebbe essere für, meglio di tutto, ihre Geduld. Perché ihre? Perché Für più l'accusativo della cosa per cui ringrazio, Geduld è femminile, quindi ihr perché è in forma di cortesia, quindi l'aggettivo possessivo in forma di cortesia, e è un femminile accusativo, quindi e. Se voglio dire soltanto per la pazienza sarà für die Geduld, ma sarà sicuramente meno utilizzato, ok? Quindi la frase alla fine sarà Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Geduld. Ok? Ich bedanke mich bei Ihnen è molto frequente, Ich bedanke mich bei Ihnen für. E poi quello che volete, ok? Purché sia l'accusativo. Poi, altra forma invece classica, lì ringraziavo, qua invece mi scuso. Sempre sich entschuldigen, che tra l'altro è anche questa una forma riflessiva,
che tra l'altro noi già conosciamo perché entschuldigen Sie, mi scusi, oppure entschuldige, scusa, ok, quindi una forma che già noi conosciamo. Sich entschuldigen, sempre, vedete che sono identici, sempre bei con il dativo della persona presso cui mi scuso e für più l'accusativo del motivo per cui mi scuso. Quindi in questo caso sarà ich entschuldige mich, naturalmente io ho fatto sempre in prima persona, ma potrebbe essere er entschuldigt sich o du entschuldigst dich e via così dicendo, è un riflessivo. Bei. Possiamo mettere sempre ihnen se vogliamo, ok? Ci scusiamo sempre presso di loro in forma di cortesia, ok? Purché sia il dativo di quella persona. Für, ok? E questo mi scuso per il mio Verspätung, per il mio ritardo. Essendo mio, chiaramente il mio aggettivo possessivo è mein, però attenzione che dopo il für mi va un accusativo di che cosa? Femminile, perché Verspätung è femminile, quindi für meine Verspätung, o semplicemente für die Verspätung, ok, per il ritardo. Infine, lamentarsi, quindi abbiamo ringraziato, ci siamo scusati, adesso ci lamentiamo. Allora, sempre sich beschwerden, vedete che anche questo è riflessivo, però attenzione che mentre gli altri due, sich bedanken e sich entschuldigen, avevano la stessa struttura, bei è il dativo della persona, für è l'accusativo della cosa, invece in questo caso abbiamo sempre bei e il dativo della persona, ma attenti, il motivo per cui ci lamentiamo è über più accusativo, non più für. Attenti perché è un errore frequentissimo, anche perché in italiano ci lamentiamo per qualcosa, quindi ci verrebbe di dire für. Negli altri due è für, ci verrebbe naturale farlo. No, über più l'accusativo. Proviamo a fare un esempio, quindi in questo caso ho usato der Kunde per cambiare un pochino soggetto, il cliente, quindi der Kunde, beschwert sich, quindi si lamenta, bei presso il Corriere, ok? Per il ritardo, per riutilizzare un po' le stesse parole, così vi resta in mente anche questo Verspätung, che purtroppo da bravi italiani spesso abbiamo di mezzo nelle nostre lettere, nelle nostre mail commerciali. Quindi der Kunde beschwert sich bei presso il Corriere. Courier è naturalmente maschile, quindi by più, cioè by con un maschile dativo sarà ovviamente by dem Courier, giusto? Declinazione chiaramente dell'articolo determinativo, scusatemi, prima colonna perché è un maschile. Dativo, quindi terza riga, ok? Nominativo, accusativo, dativo, che è la terza riga, quindi dem con la M finale, che è sempre la desinenza caratterizzante del caso dativo maschile e neutro. Quindi, der Kunde beschwert sich bei dem Kurier über, e dopo über abbiamo naturalmente il caso accusativo, in questo caso Verspätung, esattamente come prima, Verspätung è femminile, ok? Quindi über die Verspätung. Ecco qua. E il gioco è fatto. Vedete che poi sostanzialmente la cosa importante è ricordare la preposizione. Quando la preposizione ha già un caso annesso, siamo a cavallo. Quando non ce l'ha, dobbiamo impararci quale caso sta reggendo. Però la base di tutto poi è ricordarci le declinazioni. Perché se non ci ricordiamo le declinazioni dell'articolo determinativo e indeterminativo dei pronomi, e conseguentemente poi aggettivi possessivi e via così dicendo, logicamente sbagliamo pur conoscendo questo. Pertanto è molto importante fare questo ragionamento per tenere sempre a memoria queste cose. Andiamo a vedere una piccola seconda tranche. Ed eccoci qui con questa ultima tranche, questa piccola serie per concludere questo video, vi prometto molto molto semplice. Allora, un verbo comunissimo, ricordarsi, noi attenzione, diciamo ricordarsi di qualcosa, mentre in tedesco è ricordarsi a qualcosa, sich erinnern an più l'accusativo, ok? Quindi ich erinnere mich, sempre un verbo riflessivo, an, può essere semplicemente ich erinnere mich an dich, ok? E questo non è nient'altro che il nostro pronome personale, chiaramente riferito a du, ok? Alla seconda persona singolare, al caso accusativo. Ich erinnere mich an dich, ok? Oppure qualsiasi altro accusativo voi vogliate mettere. Attenzione che c'è un modo di dire che può esservi utile anche da imparare proprio tutto insieme, senza stare tanto a pensare alla riflessione, che è Ich erinnere mich nicht sehr gut daran.
Ich erinnere mich nicht gut daran, ok? Non me ne ricordo, non me lo ricordo, non mi ricordo bene, ok? Non me ne ricordo bene. Allora, ich erinnere mich è sempre il mio riflessivo. Nicht gut, nicht sehr gut, gar nicht, quello che volete, la negazione. Daran non è nient'altro che il mio sempre solito avverbio pronominale, lezione 30, sempre, ok? Perché an in questo caso sarebbe seguito dal das, ok? Non mi ricordo di ciò, di questo, e questo chiaramente non lo posso fare, non posso dire an das e devo dire daran. Ma questo l'abbiamo spiegato ampiamente, ok? Quindi ich erinnere mich nicht sehr gut daran. Ich erinnere mich nicht gut daran. Ok? Questo è molto molto utilizzato e quindi vi conviene forse impararvi proprio la frase già completa in questo caso, però sapendone chiaramente i motivi, il perché e il per come. Poi ci sono due verbi che sono sich kümmern e sich sorgen, ok? Che hanno due significati non uguali, però simili, e entrambi vogliono la stessa preposizione, lo stesso caso, ok? Con l'accusativo. Allora, sich kümmern vuol dire occuparsi di qualcuno, è il look after inglese, ok? Sich sorgen è preoccuparsi per qualcuno, ma preoccuparsi sempre nel senso comunque mi preoccupo di qualcuno, nel senso di mi prendo cura, ho a cuore, diciamo, quella determinata circostanza. Kümmern è proprio soltanto un prendersi cura di. Sich sorgen, la sorge è la preoccupazione, quindi ha sempre comunque l'accezione della preoccupazione. Però sono molto simili, ok? Prendersi cura l'uno, preoccuparsi di l'altro, insomma, comunque sono abbastanza simili, hanno la stessa struttura identica. Ad esempio, sie kümmert sich oppure sie sorgt sich, ok? Con queste due accezioni diverse, quindi lei si occupa oppure si preoccupa dei suoi studenti, dei suoi scolari. È una sie, è una lehrerin, quindi metteremo un ihr, ok? Che è il nostro aggettivo possessivo femminile, riferito chiaramente a una donna, la Lehrerin in questo caso, e il plurale che è Schüler richiederà, essendo un accusativo, chiaramente una E. Infatti ricordiamo ancora una volta che l'aggettivo possessivo serve sempre il caso dell'articolo indeterminativo, la definizione dell'articolo indeterminativo, ma al plurale, non essendoci, non esistendo, la definizione dell'articolo indeterminativo andremo a prendere in prestito, a far uso del plurale della declinazione dell'articolo determinativo, sempre lezione 1 e 2 di questo corso, ok? Quindi, sie kümmert oder sie sorgt sich ihre Schüler, ok? Si occupa oppure si preoccupa dei suoi studenti. Attenzione che però sorgen, senza la forma riflessiva, solo sorgen, ok? Avete capito diverso perché è un'altra cosa, sorgen. Con für e l'accusativo vuol dire invece preoccuparsi proprio di una cosa, cioè avere preoccupazione per qualcosa, d'accordo? Non è riflessivo in questo caso, allora sarà sie sorgt für das Problem, per esempio. Das, che è in questo caso il mio articolo determinativo neutro, evidentemente. O se vogliamo usare il pronome, scusatemi, l'aggettivo possessivo come abbiamo fatto prima, sarà für ihr Problem. Ok, sempre riferito a una lei, ma in questo caso è un accusativo del genere neutro e sappiamo che l'accusativo neutro degli aggettivi possessivi non aggiungiamo niente, esattamente come non aggiungiamo niente con ein, ok? Per questo motivo resterà ihr. D'accordo? Quindi non è che non è declinato così. Poi, un altro verbo particolare, sich freuen, avere piacere, essere contenti di un qualcosa, gioire di un qualcosa. Attenzione che a seconda della preposizione cambia, okay, il contesto, perché sich freuen, guardate che si scrive freuen, non pronunciatelo freuen, e u si pronuncia oi, ok? Sich freuen, auf con l'accusativo significa che siamo contenti di un qualcosa che deve ancora arrivare. Quell'auf con l'accusativo è un qualcosa di cui io già mi compiaccio, ma che deve ancora realizzarsi. Se invece utilizziamo über con l'accusativo, è un qualcosa che invece c'è già. Cioè sono felice di un qualcosa che ho già. Sfumatura un po' particolare, no? Andiamo a vederla in concreto. Ich freue mich, quindi sono contento, auf deine. Ok? Antwort. Quindi mi compiaccio, sono felice, mi fa piacere, sono contento della tua risposta, della tua email, oppure deinen Brief, sarebbe sempre con l'accusativo della tua lettera, vuol dire che in questo caso io mi compiaccio di un qualcosa che ancora fisicamente non ho, ma già
ne pregusto la gioia, ok? Quindi magari io ti sto scrivendo, spero che tu mi rispondi, quindi ci freue mich auf deine Antwort, ok? Cioè mi farà piacere se la riceverò, ha un'accezione quasi di futuro, anche se il verbo in realtà è al presente. Viceversa, invece, se io una lettera l'ho già ricevuta e poi lo scrivo, ich freue mich, in quel caso sarebbe meglio un ich habe mich e alla fine la frase un gefreut, ok? Sono stato felice perché la lettera effettivamente l'ho ricevuta già, però comunque per restare, per farvi capire la differenza, ich freue mich über sempre deine Antwort, perché chiaramente è sempre con l'accusativo, sia che si tratti di auf, sia che si tratti di über, quindi è sempre dein, l'aggettivo possessivo, Antwort femminile, accusativo e, però la differenza appunto è che in questo caso invece la lettera ce l'ho già in mano, la risposta ce l'ho già in mano, quindi auf, una cosa che deve ancora succedere, über, una cosa che è già successo, che comunque già c'è, ok? Fisicamente c'è. Infine, il verbo interessarsi. Io mi interesso a qualcosa, attenzione che interesse a verso qualcosa è interesse an con l'accusativo, quindi non facciamoci ingannare perché in realtà il verbo sich interessieren, che è quello riflessivo, vuole für e l'accusativo. Quindi ich interessiere mich für questo, mi interesso di questo articolo, per esempio, Artikel naturalmente è maschile, quindi questo è dies, ricordate dieser, diese, dieses, che è uno dei simili di der, di das, quindi sempre lezione 1, ok? Quindi ich interessiere mich für dies, scusatemi, di dies, e come sarà la desinenza? Sarà en, ok? Perché vogliamo, für mi legge l'accusativo, articolo ma, artikel è maschile, quindi en è la desinenza, chiaramente seconda riga, accusativo, prima colonna, maschile, è la desinenza caratterizzante del mio accusativo maschile, quindi für diesen Artikel, ok? Oppure für den Artikel, se sei tu il giornalista, für deinen Artikel, purché finisce in en, perché chiaramente è un accusativo maschile, d'accordo? Ok, questo è tutto per oggi, ci rivedremo ancora e un po' di verbi con preposizione li vediamo ancora, con qualche altra declinazione che comunque non fa mai male esercitare. Se avete domande o se c'è qualche dubbio riguardo a quello che vi ho detto o che non vi ho detto e su cui vorreste magari sapere di più, lasciatemi un commento. Se avete piacere, come sempre, iscrivetevi, condividete, questo canale sta crescendo tanto e questo grazie a voi. Grazie infinite e bis bald!